In questo parco, come avete letto anche nel titolo, c'è una c'è un qualcosa che vi permette di creare uno di questi qua. Ma non così piccolo però. Questo qui, ragazzi, è un piccolo bar top creato con un incisore laser con un'area di lavoro 400x400. Oggi andiamo a recensire un incisore laser che possiamo fare un bar top in un'area di lavoro 600x600. Adesso, senza perderci in chiacchiere, lo andiamo ad aprire, lo andiamo a montare e andiamo a vedere le sue potenzialità. Questo qui è un incisore engraver laser della MacPov X5 che mi ha fornito gentilmente Geekbuying, e questo qui è l'interno del pacco e andiamo a montare tutto. In descrizione o nel commento pinnato troverete il link per acquistare questo incisore laser più il codice sconto di 30 euro. Questo qui è il sito di Geekbuying e inserito il codice al checkout si applica lo sconto. Quindi mi raccomando, ragazzi, se siete interessati, link in descrizione. Guardate, ragazzi, il gruppo laser quanto è bello. Non ho mai preso in mano una cosa così grossa e possente. Guardate che bello. Incredibile. Ed è bello pesante anche. Abbiamo anche l'air assist, ragazzi, bellissimo, e questo è molto importante per fare le incisioni laser belle pulite, rende l'esperienza di taglio migliore. Non mi resta che montare e seguire comunque le istruzioni, che sono anche in italiano. Ragazzi, le istruzioni sono poco chiare, quindi vi faccio vedere alcune accortezze che bisogna avere quando si monta questo incisore laser, questo engraver laser. Innanzitutto qui i due zeri si devono guardare, e quando infiliamo il ponte anche il gruppo laser deve guardare i due zeri, come facciamo vedere in questo caso. Montiamo quest'ultimo asse qui e infiliamo la cinghia. Tutti gli incisori laser che hanno questa modalità di cinghia va fatto così. Sì, va fatto così perché è così. Adesso vado a montare i piedi ai quattro lati, e qui ho avuto difficoltà, ho dovuto guardare le immagini su internet per capire come vanno montati. Qui infilo la cinghia, che si blocca facilmente con questa rondella. La rondella va, diciamo, a prendere un dentino e a schiacciare verso l'alto. Questa qui è la scheda madre che si fissa con queste tre viti, e questo qui è il gruppo laser. Da qui regoliamo l'altezza e da qui la messa a fuoco. Perfetto. Questo incisore laser da 22 watt è progettato sia per professionisti sia che per hobbisti. Offre un'incisione a velocità eccezionale su vari materiali, tra cui legno, pelle, acrilico e tanto altro ancora. È dotato di wifi, slot SD card, così lo possiamo utilizzare anche da smartphone. È dotato di funzioni di sicurezza come gli occhiali, il pulsante di arresto di emergenza, garantendo un'esperienza di incisione sicura e senza preoccupazioni, serratura di sicurezza e rilevamento della fiamma. Adesso voglio fare una piccola realizzazione su un foglio di Faisite. Avevo già creato questo qui di Dragon Ball, non ricordo più ormai le impostazioni che ho usato, però siccome cambiamo macchina dobbiamo cambiare velocità e potenza di laser prima di iniziare. Questo qui è un semplice approccio che bisogna utilizzare quando si ha una macchina del genere: capire come funziona, capire la sua potenza, capire che non bisogna usare il laser al 100% con meno giri possibile, così almeno ci sbrighiamo anche prima, così ottimizziamo anche il tutto. E se ve lo faccio vedere forse ci capiamo. Per testare questa macchina ho creato questi 9 cerchietti su 9 livelli che verranno incisi con diverse potenze. Il primo 150 mm al minuto con 50% di potenza, numero di giri 2. Poi ho creato un altro livello con 150 sempre mm al minuto, 60% la potenza del laser, sempre 2 giri, anche 70-80% ho fatto. Poi ho fatto anche 90%, però stavolta con un solo numero di giri. Poi 150 mm al minuto, 100%, un solo numero di giri. Poi ho diminuito la velocità e ho fatto 50 mm al minuto con 80% di potenza, un solo passaggio. E ho fatto poi sempre 50 mm al minuto con 70%, sempre con un solo passaggio. Vediamo che succede. Ho già messo a fuoco tutto, ho posizionato su questa grata così almeno il taglio esce bello pulito. E stiamo iniziando a fare i primi cerchietti. Vediamo a fine di lavoro cosa succede. A 150 mm al minuto, 50% di potenza, numero di giri 2, non è successo nulla. Aumentando da 50 a 60, stava quasi per venire via, ma è rimasto un po' aggrappato, vedete? Infatti l'ho dovuto staccare io. Passando invece a 70-80% di potenza, sempre due numeri di giri,
i due cerchietti sono caduti da soli, quindi perfetto così. Questo qui invece è 90% di potenza, però il numero di giri 1 non si è staccato proprio. A 100% di potenza ci siamo quasi. Infatti se questo qua lo spingo, sta quasi per venire via, però è sempre rimasto incastrato. A 50 mm al minuto, 80-70% di potenza con un solo giro, 80 si è staccato da solo, 70 viene via, ma viene via più o meno. 80 ci stiamo. Velocità 150, potenza 70, velocità 150, potenza 70, numero di giri 2. Mettiamo 2 anziché 8 qui, questo qui è 2 e possiamo iniziare a tagliare questa qui. Per venire via, viene via tutto facilmente, però c'è quest'angolo qui, forse perché non è bene messo a fuoco o per qualche altro problema, ma qui non è andato. Magari o devo aumentare un po' la potenza, ma comunque, guardate qua, è uscito perfetto, va che è bello. Ma comunque secondo me il bianco è più bello, Non lo so, nero non mi convince tanto, però comunque un bel progetto. Adesso voglio replicare questo qui che ho fatto con l'altro incisore. Ho fatto delle prove qui su questo foglio di Faisite, ho scelto alcune velocità, alcune potenze, ed è uscito questo qui come cavia, perfetto. Qui la velocità a 1700 mm al minuto, 80% di potenza, scala di grigi, però qui devo mettere un rettangolo che sarà la linea che dovrà poi incidermi. Quindi metto il numero di giri 3 stavolta. Velocità 100, potenza 80, vediamo che succede, avvia, vai! Ragazzi, è veramente fantastico, l'ho lavato con la salviettina e tutte le impurità si sono tolte, qui è pulitissimo, nessun difetto ragazzi, è fantastico. Per non bastare, l'ho anche inciso su questo lamierino che mi hanno dato in dotazione, velocità 30 mm al minuto, 100% la potenza del laser, ho strofinato col dito, non va via, è bellissimo, però ho dovuto interrompere perché ci mette troppo, ma è bellissimo. 90 mm al minuto, 95% di potenza, numero di giri 4, creiamo il nostro piccolo bar top. Quanto ci metteremo? Siamo a 2 ore e 46 minuti, 97%. Sta finendo di fare i due laterali con aire assist tutto al massimo. Il taglio sta venendo pulito. Quella parte là ormai ho visto che si è staccata perfettamente. Finestra aperta, porta aperta. Il ventilatore che mi butta tutta l'aria da quella parte di là. Io puzza qui sinceramente non ne sento. Non è cosa che mi sono fatto il naso, perché comunque sono entrate anche altre persone. Sì, si sente qualcosa, però non c'è quel fumo che dice c'è fumo, non si può stare. No, niente, perfetto. Il pannello è questo qui, un doppio strato diciamo. Vado a tagliare tutto il resto che mi serve per il camminato, così poi lo possiamo assemblare. Poi dopo vi faccio vedere altre cose, però quello che adesso a me importa è avere questa macchina così grande per poter fare questo tipo di camminato con questo tipo di misura, perché voglio le due misure. Vediamo come è uscito perché sta quasi per finire. Siccome questo piano qui di legno non è proprio dritto, questo qui fa un po' fatica a venire via. Questo qui invece con una piccola botta, boom, è venuto via, eccolo qua. Eccoli qua, belli, puliti, perfetti, ottimo. Adesso misuriamo questo nuovo qui che misura circa 58 centimetri, ottimo. Invece quello che ho fatto tempo fa è un 38 centimetri. Una grandissima differenza, ragazzi. Ho inciso questi pezzi qua. Questi qua li potevo unire perché facevo una linea in meno. Anche questi qua li potevo unire così facevo una linea in meno. Comunque, staccandoli, vediamo che qui uno si è staccato velocemente, questo qui un po' di difficoltà sicuramente per la messa a fuoco, e anche questo qui è venuto semplicemente. Allora, cosa vado a fare? Questo qui lo vado a fare dopo, lo mettiamo da parte. Questo qui è quello che abbiamo appena staccato, abbiamo appena inciso in un altro modo. Adesso però cosa faccio la prossima volta? Metto queste linee in comune, così evito tre linee in più ed evito anche usura del laser. Adesso questo qua lo possiamo mettere da parte e mettiamo questo qui, quello di sopra con il cerchietto al centro, con quella parte di presa d'aria e quella parte che viene più piccola perché lo sportellino, gli uniti ed ecco qui con una linea in meno, perché fa tanto linea in meno. Vabbè, questo qui problemi sicuramente con la messa a fuoco, al massimo devo diminuire la velocità così taglia meglio, ma va bene così. Questo qua viene subito via, è perfetto. Va, allora ragazzi, guardate cosa è successo nel frattempo, sto quasi per finire, usavo questo qui per fare le incisioni così il laser può passare. Ok, arrivo a casa e guardate Kiki Bang che cosa mi ha regalato.
questo qui che è 650x650 per lavorare bene con questa macchina. Allora, vediamo un po', eccolo qua. C'è già la parte protettiva, questa qui, da mettere sotto, vai. È fantastico ed è anche funzionante, perché con questo telecomando, con il buco che ho fatto con il trapano, riesco a catturare gli infrarossi per poter poi cambiare con il telecomando per gestire il display. All'interno che cosa abbiamo? Abbiamo questa multicartuccia della NSK della Neo Geo, e all'interno guardate cosa c'è. Ok, manca mezzo cablaggio, quello poi lo vediamo, perché adesso l'importante è aver recensito questa fantastica macchina che taglia, questo engraver laser. Abbiamo qui la nostra cartuccia, abbiamo i giochi originali, quindi all'interno c'è un hardware originale, ragazzi, guardate che bello, c'è un hardware originalissimo, tutto perfettamente funzionante, con questi, con queste manette qui, come cazzo si chiamano, non mi ricordo, che mi ha regalato anche riparaggi, bellissimo ragazzi. Adesso lo vediamo nel dettaglio, perché ragazzi è fantastico, troppo bello. Ovviamente non è finito, c'è da fare ancora delle migliorie, c'è da sistemare tutto, c'è da mettere gli altoparlanti, c'è da mettere le viti, comunque l'importante è averlo. Che bello. Ragazzi, fermi un attimo. Prima che questo video finisce, vi devo dire due cose importanti. La prima cosa, bisogna ringraziare Geekbuying per avermi offerto questa fantastica macchina, per avermi dato la possibilità anche di realizzare questo bar top così grande, e lo sognavo di queste dimensioni. Quindi grazie Geekbuying. Ovviamente anche Simone, che me l'ha disegnato, e io l'ho potuto anche incidere. E poi devo ringraziare Vito Pulpito, che mi ha dato un'idea fantastica. Dopo che tu incidi questo bar top e ne vuoi fare altri da dare ad amici o magari anche vendere, come fai a farli se ci impieghi un casino di tempo con questo incisore laser? Sì, basta utilizzare una fresa che ho fatto vedere in uno short, dove il primo è questo qui inciso con il laser, infatti si vede il bordo nero. Questo qui, ragazzi, invece è stato tagliato con la fresa, quindi possiamo anche fare spessori più grossi con la fresa, 15 mm, 10 mm. Io sono riuscito a tirarlo fino a 15 mm e taglia davvero da grande, cioè va benissimo. Quindi sono soldi spesi bene, potete fare tanti progetti, non perdete soldi, perché con questi progetti che voi venderete vi recuperate tutti i soldi spesi su questa macchina. È bella, compatta, ha tutti i sistemi di protezione, facile da usare, facile da assemblare. Quindi ragazzi, il telefono che suona, ci vediamo al prossimo video, e mi raccomando, aspettate uno dei prossimi video, che chissà quando sarà, dove finiremo il progetto del bar top e vi faccio vedere come realizzarlo in pochissimo tempo con la fresa. Ciao, grazie e alla prossima.